Augusta ha problemi di migranti, l'abbiamo detto tante volte. Il comune finalmente, dopo anche pressioni, proposte, finalmente ha istituito, ha attivato un fondo di solidarietà con il contributo del 5 per 1000. Ecco, voi avete già pubblicato la deliberazione al riguardo, esattamente cosa significa? Anche per invitare gli ascoltatori a dare il contributo, a firmare la famosa casella del 5 per 1000. Vogliamo chiarirlo? Sì, no, ecco, vorrei chiarire che qui forse si potrebbe dimostrare diciamo un atto di fiducia nei confronti del Comune, è un atto anche di rispetto e di attenzione, perché per il cittadino non comporta nessun sacrificio, non significa né riduzione né niente, né, cioè, significa soltanto l'apposizione di un asterisco o di una X sul fondo 5 per 1000, in cui verrà inserito il nome del Comune di Augusta e la sua partita IVA, il suo codice fiscale, che è pubblicato sul sito. Queste somme vengono a confluire nel fondo comunale e saranno destinate, hanno una destinazione obbligatoria. Ecco, questa è la domanda importante, cioè, che molte persone dicono, poi chissà che fanno dei soldi, in quale Mare Magnum o in quale calderone. Purtroppo Mare Magnum, qui ce n'è poco. C'è di debiti. No, c'è Mare Magnum di debiti, quindi diciamo che il Mare Magnum, in questo caso hanno una destinazione vincolata e sono destinati a fondi di solidarietà sociale, quindi possono essere investiti per aiutare gli indigenti, per aiutare gli anziani, i disabili. Non è che possono essere destinati, che so, tanto per dire, per mettere un lampadario, non è questo. L'obiettivo è quello, lo scopo di solidarietà sociale. Questo, diciamo, bisogna dare atto al gruppo del Movimento in Rete, si chiama così, Popolo in Rete, che aveva parlato a noi, aveva fatto questa proposta. Noi abbiamo ritenuto che era una proposta pienamente valida e quindi ne abbiamo fatta propria e l'abbiamo acquisita. Quindi, e l'abbiamo anche scritto, pubblicato. Però scusi, mi urge un'altra domanda. Ma chi gestirà? Perché me l'hanno posta. Chi gestisce poi questi soldi? Ma come chi gestisce? In questo momento li gestiremo noi. Poi come commissione straordinaria. Nel senso che chiaramente confluiranno in quello che sono le liquidità, i fondi, diciamo, di liquidità del comune, quindi avendo una destinazione obbligatoria saranno convogliati in quella destinazione, quindi potranno essere destinati, per esempio, tanto per dire, potremmo fare in maniera tale di aumentare il servizio di assistenza anziani, che per il momento è previsto per 4 mesi, potremmo allungare, potremmo dare un contributo se chiaramente gli importi, ora dobbiamo parlare in termini, se gli importi potrebbero dare un contributo per finanziare le mense, dare un contributo per finanziare le mense nelle scuole, ma potremmo destinarlo anche, adesso stanno state ritirate dall'AST le tessere per quanto riguarda i pensionati, gli anziani, cioè voglio dire, possibilità di impiegare questi fondi, oddio, ne arrivassero un numero consistente, allora, sarebbe, dobbiamo dirlo, allora, in questi giorni si pagano le tasse, le imposte, allora, il 5 per 1000. Tanto per darmi, diciamo, io ho messo il 5 per 1000 al Comune di Augusta. Allora, ecco, la prima, dato l'esempio. Anzi, voglio dire, tutti i commissari. Tutti, allora, i primi cittadini in questo caso danno l'esempio. Allora possiamo dire questo, in sovraimpressione adesso il numero anche del Comune, perché altrimenti non... Voglio aggiungere una cosa, siccome abbiamo avuto anche una proposta, infatti le abbiamo fatte camminare insieme in una, perché indubbiamente le esigenze sono per i cittadini e anche per questi minori che noi abbiamo. Allora, siccome c'è stata fatta questa proposta dal Consorzio Ortofrutta, riguarda un prodotto che da noi non è poco diffuso, sono le piccole angurie che vengono vendute al nord, allora loro hanno voluto destinare 5 centesimi su un chilo di angurie vendute al Comune di Augusta per destinarlo a favore dei minori immigrati, per acquistare beni di prima necessità che noi abbiamo espressamente indicato. Anche per questo abbiamo fatto un protocollo d'intesa sotto l'egida della prefettura e quindi diciamo cerchiamo in questo momento di ristrettezze di fondarci e soprattutto di farci sostenere dalla solidarietà.